Marco Villano, consigliere comunale ad Aversa nelle file del PD. Villano, il sindaco Saiocco ha varato la nuova giunta proprio in queste ore. Un suo giudizio? È una giunta a cui noi diamo credito, come abbiamo dato credito al sindaco, in quanto un sindaco è stato voluto dai cittadini e quindi i cittadini hanno sempre ragione rispetto a quello che è stato l'esito elettorale. Ci aspettavamo che lui potesse mettere in campo qualcosa di diverso dalla classica giunta fatta sotto indicazioni dei partiti, quindi non si limitasse a fare semplicemente il notaio di quello che erano state le indicazioni dei partiti, però è stata fatta così. Aspettiamo di vedere quale sarà l'operato e soprattutto aspettiamo di capire quali saranno le linee programmatiche che il sindaco dovrà esporre nel prossimo Consiglio Comunale, per capire se effettivamente tutta la campagna elettorale che lui ha impostato come campagna elettorale di una discontinuità rispetto a quella che era l'azione amministrativa precedente verrà effettivamente concretizzato, oppure se era soltanto uno spot elettorale per cercare di recuperare qualche consenso in più. Nel Consiglio Comunale di insediamento si è votato anche il presidente della SISE, è stato eletto Peppe Stabile. Un po' a sorpresa anche la minoranza ha votato il presidente, come mai? Il motivo, diciamo, è lo stesso per il quale noi abbiamo pensato che era giusto dare credito, come al sindaco, anche al presidente del Consiglio proposto dalla maggioranza. Ricordiamo che il presidente del Consiglio è una carica che deve essere super partes rispetto a quelli che sono gli schieramenti in campo di maggioranza ed opposizione. Abbiamo pensato fosse giusto dare anche a lui una fiche di credito rispetto a quello che deve essere il suo operato e speriamo che possa essere davvero un bene del Consiglio che sia al di sopra delle parti e non essere un pezzo aggiunto della maggioranza con una carica istituzionale maggiore. Perché in Consiglio non si è costituito un gruppo unitario solo dell'opposizione? È un'ipotesi che stiamo valutando. Penso che ci incontreremo in questa settimana con gli altri quattro consiglieri di opposizione anche per chiarire quali sono le posizioni di tutti i cinque consiglieri, capire anche la posizione del consigliere Costanzo, appunto, se è organico o meno alla maggioranza oppure se è con noi in un percorso di opposizione, seppur costruttiva, ma sempre di opposizione. Quindi è una cosa che organizzeremo e che penso che faremo a breve.